Tanto tuonò che piove, Pigliacelli al momento fuori rosa. Questa la decisione assunta dalla società, che si è schierata da subito dalla parte di Zeman. Frattura totale. Ad oggi infatti non ci sarebbero margini per ricomporla. Il portiere legato al Delfino sino al 30 giugno 2021 aveva già reagito eufemisticamente non benissimo alla prima esclusione nel match di Parma. Il mal di pancia si è acuito col passare dei giorni, la tracimazione nell'infausta sfida di Empoli. Tribuna e squadra senza secondo portiere. Comportamento senza dubbio grave, Pigliacelli sarà naturalmente anche multato. Vicenda strana, ma soprattutto paradossale. Alla vigilia del ritiro di Rivisondoli era stato lo stesso Zeman a far saltare in extremis la cessione, già peraltro definita, del 24enne portiere romano all'Avellino. Quindi il campionato subito titolare, buone prestazioni ma anche qualche errore. Dopo la partita col Cittadella, immune sui due gol veneti, a sorpresa Zeman decide per l'avvicendamento con Fiorillo. Motivazione ufficiale resa dal boemo alla stampa: Pigliacelli troppo lento nel rilancio dell'azione. Nelle prossime ore il suo procuratore Danilo Caravello incontrerà il presidente Sebastiani per parlare del futuro del suo assistito. Al momento, ripetiamo, Pigliacelli fuori rosa. In panchina sabato andrà probabilmente Luca Savelloni, classe 95, che si sta allenando con la formazione primavera. In generale ad Empoli una serata da dimenticare. Pescara lento, soprattutto vulnerabile. Due gol regalati, partita già compromessa nel primo tempo. Turnover massiccio e ingiustificato. Un azzardo, per esempio, rinunciare a un giocatore fondamentale come Bovo. Che non fosse una squadra per caratteristiche zemaniana lo si sapeva già da un pezzo. I biancazzurri non hanno ancora la capacità di recuperare palla in zone alte del campo, così come richiesto dal boemo. La chiave è tutta qui. Senza fare nulla di trascendentale, l'Empoli ha saggiamente aspettato i biancazzurri per ripartire negli spazi. Non sarebbe sbagliato per questo tornare a giocare in modo più accorto, come già accaduto per esempio nelle sfide di Cremona, Carpi e Parma.